Ciao ragazzi, sono senza trucco, solo la base. Adesso vi faccio vedere un altro trucco proposta per il 25. Diciamo, è un mix low cost e high cost. In pratica vi faccio vedere un trucco con le due palette di Dior mischiate, quelle che vi ho fatto vedere un'altra volta, con qualche cosa della Primark, quindi è un po'. Allora, siccome a me piace ancora dare più luce agli ombretti, userò questa palette che vi ho fatto vedere, la Gold Rush l'highlighter palette, la palette di illuminanti che costa 6 euro. C'è ancora della Primark perché ho visto oggi 24 dicembre, quindi c'è ancora. Allora, e userò il bianco, il colore desert. Mi serve uno specchio perché non riesco a vedere molto bene quello che mi sto combinando. Scusate. No, ci vuole un altro po' di bianco. Diamogli anche una sfumatura oro con glimmer, questo qua, che è un oro più chiaro rispetto a Blaze. E già questo così potrebbe essere un buon trucco oro natalizio, però diciamo che non ci accontentiamo. Ok, e questo è il primo pezzo. E adesso questa la mettiamo da parte. Adesso prendo questa e metto il giallo, questo qua, anzi, così quasi voglio mettere questo. Che è un verde acido. Ok, andiamo avanti, non c'è tanta differenza, diciamo, fra uno e l'altro. Adesso invece che cosa voglio fare? Il rosso. Mettiamo un altro po'. Con questo espediente, come vedete, il rosso acquista delle sfumature bianco dorate. Diciamo rosino, perché a questo punto non è più un rosso così forte, e verde mi sembra di avere sugli occhi l'anguria. Diciamo, vi ho detto una stronzata anche oggi. Poi questo. Andiamo a mettere di qua. Ce ne voglio mettere un altro po'.
ce ne serve un altro. Allora, questo è il risultato, diciamo, mischiato, però io voglio mettere un altro po' qua. Ok, un altro po' anche di verde. E questo è il risultato, che comunque sembra abbastanza chiaro. Allora, che cosa facciamo? Ok. E questo è il risultato, non so se vi piaccia. Allora, diciamo, per enfatizzare, perché mi sembrava un po' più chiaro, ho messo qui, oltre che al verde, ho messo sopra questo, che è, diciamo, il porpora, qua, e anche qua. Poi, ho rimesso su qua un altro po' di questo rosso, e poi sul porpora ancora, per dare quella sfumatura di verde, un po' più verde, ho rimesso questo qua. Cioè, prima c'era questo, ho messo su anche questo. Si vede solo leggermente perché è stato mischiato col porpora, diciamo. Questo è un trucco un po' più elaborato, nel senso che sono stati fatti più passaggi. Non mi piaceva perché il colore era un po' sottotono, e allora ci ho messo un altro po' di colore, diciamo. L'importante è che comunque partite sempre con poco colore e piano piano lo stratificate, perché comunque i colori si possono stratificare. Non vi consiglio di stratificare l'Urban Decay, ma perché? Perché loro già scrivono che è una meraviglia. Quindi non vi consiglio di stratificarle. E cos'altro vi posso dire? Questa è la mia proposta occhi per il 25. Poi questo, la matita labbra no, neanche il rossetto, che non mi piacciono, ma userò solo questo, il lip strobe, l'M11, che si chiama Snobby. Mette questa telecamera, lo sistema per bene o no, che si vede o no? Cosa devo fare per farlo vedere? Questa videocamera? Niente. Vabbè, andiamo avanti.
forse non si vede, ma questo lip strobe dà dei riflessi straordinari. Riflessi straordinari. Si deve asciugare però. E questa è la mia proposta. E questo, diciamo, è un high cost, perché fra questo, le due palettine Dior, vabbè, la palettina illuminante della Primark costa 6 euro, quindi una cavolata. Diciamo che questo è già un trucco un po' più costoso. E con questo vi saluto, questa è la mia prima proposta per Natale, poi vi faccio vedere qualche altra proposta. A tutti.